E se ti dicessi che potrebbero esistere segnali intrinseci nel tuo stesso corpo che indicano una tua natura non ordinaria, bensì straordinaria, come un prescelto? Forse ti sei interrogato, ad un certo punto della tua vita, se tu sei speciale o diverso dagli altri. Forse hai avvertito un senso di destino o di scopo che non riesci a spiegare compiutamente. Nel corso dei secoli e attraverso le diverse culture, l'idea degli eletti ha catturato l'immaginazione collettiva. Questi individui si ritiene posseggano doni unici, poteri o un destino speciale che li distingue dal resto dell'umanità. Dai miti antichi alla cultura popolare contemporanea, siamo stati affascinati dalla nozione che alcune persone siano destinate alla grandezza. Però il punto fondamentale è che essere un prescelto non significa solo possedere poteri magici o salvare il mondo. Si tratta di possedere qualità e caratteristiche particolari che ti rendono idoneo a compiere un grande scopo. E credimi o no, il tuo corpo potrebbe cercare di comunicarti qualcosa riguardo al tuo potenziale. In questo video esploreremo alcuni intriganti segni fisici che potrebbero indicare che sei più speciale di quanto immagini. Non stiamo parlando di semplici bizzarrie della personalità o talenti, ma di tratti tangibili che potresti aver trascurato. Quindi presta attenzione, potresti scoprire qualcosa di straordinario su te stesso. E ricordati di lasciare un commento alla fine, perché, rammenta, ogni video è sempre, sostanzialmente, una risposta. Primo, segni di nascita peculiari. Potresti aver notato un segno particolare sulla tua pelle, uno presente fin dalla nascita. Ma hai mai considerato il suo significato più profondo? I segni di nascita insoliti possono manifestarsi in varie forme: macchie color vino, macchie caffè latte o persino disegni intricati. Non sono semplici pigmentazioni casuali, ma hanno significati profondi in molte culture da secoli. In molte società questi segni sono visti come simboli di favore divino o di importanza spirituale. Alcuni credono che siano resti di vite passate, mentre altri li vedono come simboli protettivi. Potresti rimanere sorpreso di sapere che diverse figure storiche erano note per i loro distintivi segni di nascita. Che sia una piccola macchia di forma strana o un segno più grande ed evidente, il tuo segno di nascita potrebbe essere più di una semplice peculiarità genetica. Potrebbe essere un segno che sei destinato a qualcosa di straordinario. Quindi, la prossima volta che intravedi quel segno unico, ricorda che potrebbe suggerire il tuo grande scopo. Secondo, sensibilità insolita alla luce. Questo segno è veramente interessante, poiché potresti notare una sensibilità straordinaria alla luce che ti distingue dagli altri. Non si tratta solo di strizzare gli occhi nei giorni soleggiati, ma di una consapevolezza accentuata dell'illuminazione, che può essere tanto una benedizione quanto una sfida. Considera come reagisci negli spazi illuminati. Le luci fluorescenti ti sembrano dure o opprimenti? Forse ti trovi a cercare occhiali da sole anche nei giorni nuvolosi. Tale sensibilità non è una debolezza, è un segno che la tua percezione va oltre l'ordinario. Alcuni eletti riferiscono di vedere aure o campi energetici sottili intorno alle persone e agli oggetti. Questa acuità visiva aumentata può essere sorprendente all'inizio, ma è una notevole abilità che ti consente di percepire il mondo ad un livello più profondo. La tua pelle potrebbe essere più reattiva alla luce solare. Potresti scottarti facilmente o sviluppare un'eruzione cutanea dopo una breve esposizione al sole. Non si tratta solo di pelle delicata, ma è il modo in cui il tuo corpo ti comunica che sei particolarmente sintonizzato con l'energia del sole. Di notte potresti scoprire che la tua visione si adatta rapidamente all'oscurità, permettendoti di muoverti con agilità dove gli altri inciampano. Questa chiarezza notturna è un'altra sfaccettatura della tua straordinaria percezione. Abbraccia queste sensibilità. Non sono inconvenienti, ma indicatori del tuo ruolo speciale nel mondo. La tua consapevolezza accresciuta della luce è una porta per percepire le energie sottili che la maggior parte delle persone trascurano. Terzo, numeri ricorrenti o schemi. Ti sei mai sentito come se certi numeri ti stessero perseguitando?
Dai un'occhiata al telefono e sono le 11:11. Prendi un caffè e il totale della ricevuta è di euro 3,33 centesimi. Più tardi la tua canzone preferita passa alla radio ed è la traccia numero 11. Coincidenza? Forse no. Questi numeri ricorrenti non sono solo coincidenze casuali. Nel mondo della numerologia e delle credenze spirituali, questi schemi numerici sono spesso visti come messaggi dall'universo o da reami superiori. Probabilmente li hai notati prima, questi strani schemi numerici che continuano a comparire nella tua vita. Queste sequenze ricorrenti non sono solo coincidenze, ma potrebbero cercare di dirti qualcosa. Sono visti come segnalazioni che ti guidano nel tuo viaggio di vita, suggerendo verità nascoste o cambiamenti imminenti. Prendiamo ad esempio le 11:11. Molti credono che sia una sveglia che ti invita a prestare attenzione ai tuoi pensieri e all'ambiente circostante. È come se l'universo ti stesse dando una spinta gentile dicendo: «Ehi, sei sulla strada giusta». Oppure considera il numero 333. Nei circoli spirituali è spesso associato alla presenza di maestri ascesi o guida divina. Se continui ad incontrare questo numero, potrebbe essere un segno che sei sorvegliato e sostenuto nei tuoi sforzi. Ma ecco il punto. Questi schemi sono profondamente personali. Quello che risuona con te potrebbe essere diverso da ciò che dice agli altri. Forse continui a vedere la tua data di nascita o un numero che ha un significato speciale nella tua vita. La chiave è prestare attenzione e fidarsi del tuo intuito. Ricorda, non sei solo nell'esperienza di queste sincronicità. Innumerevoli persone hanno condiviso storie su come questi schemi numerici sono apparsi in momenti cruciali delle loro vite, offrendo conforto, guida o conferma. Quindi, la prossima volta che noti una sequenza numerica ricorrente, fermati un momento. Potrebbe essere l'universo che cerca di inviarti un messaggio. Dopotutto, in questo vasto universo, forse siamo tutti prescelti a modo nostro. Quarto, sogni o visioni vivide. Ti svegli col cuore che batte forte, i resti di un sogno ancora vividi nella tua mente. Ma questo non è un sogno qualsiasi, sembra diverso, più reale in qualche modo. Forse hai visto lampi di eventi che non sono ancora accaduti o simboli che sembrano portare un significato profondo. Non sei solo in questa esperienza. Nel corso della storia, le persone hanno riportato visioni profetiche e sogni simbolici. Giovanna d'Arco affermava di essere guidata divinamente attraverso visioni. Winston Churchill sosteneva di aver avuto una visione della vittoria alleata nella Seconda Guerra Mondiale. Queste esperienze hanno plasmato culture e influenzato decisioni importanti. Ma cosa fare con questi messaggi notturni? Inizia tenendo un diario dei sogni. Ogni mattina scrivi quello che ricordi, anche se sono solo frammenti. Col tempo potresti notare schemi o simboli ricorrenti. Interpretare questi sogni non è una scienza esatta. Un serpente nel tuo sogno potrebbe significare qualcosa di completamente diverso per te rispetto a qualcun altro. Fidati del tuo istinto quando cerchi di comprendere queste narrazioni notturne. Non ogni sogno è profetico, ovviamente. Ma se hai costantemente sogni che sembrano significativi o che si avverano, potresti possedere una sensibilità unica ai reami, oltre la nostra percezione quotidiana. Quinto, sensazioni fisiche inspiegabili. Potresti non renderti conto, ma potresti sperimentare sensazioni fisiche inspiegabili che ti portano a chiederti se c'è più di quanto sembri. Forse hai sentito improvvise sensazioni di formicolio o pizzicori sulla pelle, o notato bruschi cambiamenti nella temperatura corporea senza alcuna causa apparente. Queste occorrenze possono essere sia intriganti che inquietanti. Alcuni credono che queste sensazioni siano segni di un risveglio spirituale o di una sensibilità energetica accresciuta. Si sostiene che il formicolio potrebbe indicare l'apertura dei chakra o una maggiore consapevolezza delle energie sottili intorno a te. Il calore improvviso potrebbe essere interpretato come un aumento di energia spirituale, mentre i brividi inattesi potrebbero suggerire la presenza di spiriti o esseri energetici. Ad ogni modo, è cruciale affrontare queste esperienze con una prospettiva equilibrata.
Molte di queste sensazioni possono avere spiegazioni mediche. Il formicolio potrebbe essere legato a compressioni nervose o carenze vitaminiche. Le fluttuazioni di temperatura potrebbero indicare cambiamenti ormonali o persino l'insorgenza di una malattia. Prima di saltare a conclusioni spirituali, è essenziale dare priorità alla tua salute. Se stai vivendo frequenti o intense sensazioni fisiche inspiegabili, il primo passo dovrebbe essere consultare un professionista sanitario. Possono escludere eventuali condizioni mediche sottostanti e garantire il tuo benessere. Solo dopo che le cause mediche sono state affrontate, dovresti esplorare le potenziali interpretazioni spirituali di questi fenomeni. Sesto, forti capacità empatiche. Potresti aver sentito parlare di empatia, ma cosa significa davvero? L'empatia è la capacità di comprendere e condividere i sentimenti degli altri. È come avere un radar emotivo che capta le vibrazioni intorno a te. Adesso immagina questo radar amplificato al massimo. È così per le persone altamente sensibili. Se sei una persona altamente sensibile, ti potresti trovare profondamente influenzato dalle emozioni degli altri. Puoi entrare in una stanza e percepire istantaneamente l'umore senza che nessuno dica una parola. È come se fossi sintonizzato su una frequenza che gli altri non riescono a sentire. Questa sensibilità accresciuta non riguarda solo le emozioni. Potresti anche essere più consapevole dei piccoli cambiamenti nel tuo ambiente, come notare una nuova foto sul muro o percepire un lieve cambiamento nel tono di voce di qualcuno. I tuoi sensi sono sempre in allerta, raccogliendo più informazioni della persona media. Essere un empatico ha i suoi vantaggi. Probabilmente sei un ottimo ascoltatore e amico, capace di offrire un conforto e una comprensione genuini. La tua intuizione è probabilmente infallibile, aiutandoti a navigare situazioni sociali complesse con facilità. Ma non è tutto rose e fiori. Questa sensibilità può essere travolgente a volte. Potresti sentirti esausto dopo interazioni sociali o avere difficoltà a stabilire confini. Il mondo può sembrare troppo rumoroso, troppo luminoso o troppo intenso. È cruciale imparare a proteggere la tua energia e concederti il tempo per ricaricarti. Riconoscere e abbracciare le tue capacità empatiche può essere uno strumento potente. Non si tratta di cambiare chi sei, ma di imparare a sfruttare il tuo dono unico. Per cui, se ti trovi profondamente in sintonia con le emozioni intorno a te, potresti semplicemente essere in contatto con qualcosa di straordinario. Settimo, affinità con la natura o gli animali. Hai mai sentito un legame speciale con la natura che è difficile da spiegare? Potresti notare che le piante prosperano sotto le tue cure o che gli animali sembrano insolitamente calmi intorno a te. Questo profondo legame potrebbe essere più di un semplice hobby, potrebbe essere un segno di qualcosa di straordinario. Molte culture credono negli spiriti della natura e nelle guide animali. Queste credenze suggeriscono che alcune persone possono comunicare con il mondo naturale in modi unici. Se hai mai sentito una connessione strana con un particolare animale o provato un potente sentimento mentre eri nella natura, potresti essere uno di questi individui speciali. Questo legame spesso va oltre il semplice godimento della natura. Potresti sentire un forte bisogno di proteggere l'ambiente, vedendolo come il tuo dovere personale. Non si tratta solo di riciclare o usare prodotti ecologici, è un desiderio radicato di prendersi cura del pianeta e delle sue creature. Il tuo legame con la natura potrebbe manifestarsi in modi diversi. Forse sei conosciuto come la persona che può riportare in vita le piante morenti o quella di cui gli animali timidi si fidano. Potresti trovare pace in ambienti naturali che altri trovano ordinari, o avere un'abilità insolita di percepire cambiamenti nel tempo. Questa speciale consapevolezza della natura non è solo un tratto casuale, è un dono prezioso nel mondo di oggi, dove il nostro pianeta affronta molte sfide. Le persone che hanno una forte connessione con la natura possono avere un ruolo importante da svolgere. Possono aiutare gli altri a capire perché dobbiamo prenderci cura del nostro ambiente.
Il tuo legame unico con il mondo naturale potrebbe significare che sei destinato a parlare per coloro che non possono parlare da soli. Le piante, gli animali e gli ecosistemi che necessitano della nostra protezione. Questo legame non riguarda solo te, ma su come puoi usare il tuo dono per fare una differenza positiva nel mondo. Ottavo, prospettiva scettica. Prendiamoci un momento per considerare la prospettiva scettica su queste esperienze da prescelti. Molti dei segni di cui abbiamo discusso possono spesso essere spiegati dalla scienza. Quella sensazione viscerale che provi potrebbe semplicemente essere il tuo subconscio che elabora informazioni più velocemente della tua mente cosciente. Quei sogni vividi potrebbero essere il risultato dello stress o di un'immaginazione iperattiva. È cruciale affrontare queste esperienze con un occhio critico. Prima di giungere a conclusioni sull'essere prescelti, fai un passo indietro e rifletti. Ci sono spiegazioni logiche per ciò che stai vivendo? Ricorda, è facile cadere nella trappola del bias di conferma, vedendo schemi dove non esistono. Sebbene sia eccitante pensare di poter essere speciale, è altrettanto importante radicarsi nella realtà. Nono, linguaggio del corpo insolito. Ora parliamo di linguaggio del corpo insolito. Potresti notare alcune persone che esibiscono gesti eccentrici, come inclinare frequentemente la testa o incrociare le braccia in un modo strano. Alcuni credono che questi potrebbero essere segni di essere un prescelto. L'idea è che questi individui stiano elaborando informazioni in modo diverso, o siano più in sintonia con l'universo. Ad esempio, un'inclinazione della testa potrebbe indicare che stanno letteralmente cercando di vedere il mondo da un'angolazione diversa. Incrociare le braccia potrebbe simboleggiare protezione da un input sensoriale travolgente. Ciò non di meno, è importante notare che questi gesti potrebbero anche essere semplici abitudini o segni di disagio. Sebbene intrigante, è importante non leggere troppo nel linguaggio del corpo senza considerare altri fattori. Ma che tu creda o meno nel concetto di essere prescelto, il viaggio della scoperta di sé è prezioso. Usa queste idee come punto di partenza per la crescita personale e la comprensione di te stesso. A ogni buon conto, dai sempre priorità alla tua salute e benessere. Se stai vivendo sintomi o sensazioni insolite, è sempre consigliabile consultare prima e sempre un professionista sanitario. Questi possono escludere eventuali condizioni mediche sottostanti. Ricorda infine che ognuno è unico e speciale a modo suo. Concentrati sull'essere la migliore versione di te stesso, prescelto o no. Grazie per avermi seguito in questo affascinante viaggio alla scoperta dei segni che potrebbero indicare la tua natura straordinaria. Se hai trovato questo video interessante, ti invito ad iscriverti al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore e a cliccare sul pulsante Mi piace per manifestare il tuo apprezzamento. Ti auguro un percorso di scoperta interiore ricco di meraviglie e significati profondi. A presto. Namaste!